Ieri è stato presentato anche un documentario dal titolo Stato di Grazia. Vediamo nel servizio di Paolo Sommaruga e poi la linea può tornare allo studio. Io oggi sono rinato, sono ritornato a vivere e la speranza, soprattutto con la mia famiglia, a costruire un altro percorso, un'altra vita. Una storia giudiziaria e una storia di vita. Ambrogio Crespi racconta l'emozione seguita alla proiezione al Lido di Stato di Grazia, docufilm diretto da Luca Telese e prodotto da Marco Lombardi e Alfio Bardolla. La storia di un regista antimafia condannato a 6 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. La lunga lotta per dimostrare la propria innocenza fino alla grazia parziale concessa dal presidente Sergio Mattarella. Una storia di dolore e coraggio, resilienza, amore familiare e voglia di non arrendersi. Caso senza precedenti. Questo caso è destinato a fare scuola. E bisogna credere alla giustizia sempre, questo è importantissimo, e io ho creduto sempre alla giustizia. Se noi non crediamo alla giustizia, facciamo un favore alla criminalità, e questo è importantissimo. Questo film va in questa direzione, che non è un film che di rabbia, di rancore, di cattiveria, ma di costruzione.